Bentornati amici smokers, nel video di oggi, da come si evince dal titolo, vi parlerò di questi titolacci brutti qua. Vi farò compagnia e mi farà compagnia la mia pipa proletaria, una poker della Daimosi Caravaggio, e sto fumando il Solani Silver Flake 660 che ho già recensito, vi lascio il link nella descrizione del video. Se vi interessa approfondire, visto che mi è stato fatto notare, è stato per me sinceramente uno spunto di riflessione su un tema importante. Le famigerate scritte che ci sono in alcuni video che fanno alcuni YouTuber come me all'inizio dei video contro il fumo, che per esempio io delle scritte e delle foto orribili che stanno sui tabacchi, che ad esempio io copro sempre quando compro i tabacchi, io prendo della carta riciclata e la ritaglio, ce la incollo sopra con un pochetto di colla, beh, perché mi danno fastidio e le trovo anche io i ipocrite e inopportune. Dal momento che siamo tutti adulti e sappiamo quello che stiamo facendo. Adesso però, fatto questo paragone, ma in realtà poi su YouTube in video la questione è un po' differente. Che a volte si danno delle cose per scontato, ma quando in realtà non lo sono per tutti. Alcune dinamiche, per esempio, non destano l'attenzione magari di chi è solo uno spettatore, non ha un canale YouTube. E magari anche per chi ha un canale di YouTube che parla di fumo lento, ma è stato fortunato così fortunato da non ricevere alcuna restrizione. Per esempio, io da quando sin dai primi video iniziai e dopo un po' cominciarono ad arrivarmi degli avvisi e delle restrizioni da YouTube che non sto a entrare nello specifico, comunque rendevano non visibili a tutto il pubblico, mi davano delle restrizioni ai miei video fastidiose, di diversa natura, che mi penalizzavano. E la cosa era alquanto fastidiosa dopo che magari hai impiegato tanto lavoro, tanto tempo, per quanto possano essere sembra banali dei video da 7-8 minuti, magari dietro c'è tanto lavoro, magari dà fastidio il fatto che dopo tempo un video che stava andando bene, stava avendo visualizzazione e commenti, viene bloccato in questa maniera. A me, come ad altri, non sono l'unico, basti pensare a Tony Spike, che credo che sia il primo nel settore a livello di numero di iscritti, che ultimamente si è affermato da tanto, anzi, se andate a vedere il suo penultimo video, lo descrive proprio questa cosa delle restrizioni che ha avuto fino praticamente ai day out, che puoi chiudere il canale, quindi ha dovuto cancellare un sacco di video in cui appariva con la pipa e fumava, sta un po' fermo e non si è trovato molto in disagio. A volte è difficile capire l'algoritmo di YouTube. Uno davanti a questi episodi le pensa un po' di tutte. Possono essere segnalazioni di chiunque, possono essere semplicemente sfortuna. C'è chi non è stato colpito da sanzioni. I video che non hanno restrizioni si vedono, basta un po' di dimestichezza e si vede chi non ha video con restrizioni. Magari è solo una questione di fortuna, magari è solo una questione di saper prendere l'algoritmo di YouTube. Si cerca di evitare il peggio, anche perché, visto che sia qua, si fa una cosa con passione, diventa veramente sgradevole solo il pensiero.
come vi avevo promesso dal titolo, per chi legittimamente non ci fosse arrivato, mi assumo la responsabilità di parlare per tutti gli youtuber che mettono le scritte antifumo nei loro video. Vi assicuro che questo per noi non è uno slogan politico, non è un messaggio morale, bensì lo facciamo per parasser culo. A me piacerebbe continuare a stare qua senza avere tanti problemi e dovermi inventare un domani, se voglio continuare a parlare con voi dei video senza che posso fumare, senza che posso far vedere ciò che ci appassiona. Mi farebbe piacere sapere cosa ne pensate. Scrivetelo nei commenti se per voi è opportuno o no mettere queste scritte antifumo, se anche voi lo trovate ridicolo o se compromette la visione, pensate che magari uno youtuber non le debba mettere, ma debba andare contro a qualsiasi incombenza, magari se la trovate, escamotage in qualche modo morale, non lo so, fate qualsiasi cosa, fatemelo sapere, per me è interessante, potremmo apprendere di più. Tutti quanti. E anche per oggi, come sempre, ha sido un placer. Sia pa' acá, hasta la prossima, amigos smokers.